Buongiorno ragazzi, buongiorno, abbiamo risfoderato il pelo qua. Ha fatto freddino ieri sera, un bel vento, ha un po' piovuto anche stanotte, posto meraviglioso questo su Sky. Oggi la giornata sembra bruttina, Poi guarderemo le previsioni, ma non sembra promettere bene. Sopra di noi ci sono dei rapaci, adesso sono piccolini, quindi non so se sono falchetti o bellissimi, che stanno su con l'aria, col vento, rimangono su con le ali aperte, uno spettacolo. Questo è quanto vediamo. Bellissimi. Ci sono pecore, quindi tiene d'occhio la situazione per fare in modo che non si avvicini. E niente, mi girano ancora le balle per il drone. Sono stato un po' forse a tentare, c'era un po' di vento, però vabbè. E in realtà aveva già volato con un vento con il quale l'avevo fatto partire, quindi per quello. Poi si è alzato veramente veramente forte, quindi non ci sono più niente da fare. Qui è tutto così, è tutto rapido qua. E la natura è ancora una natura preponderante, fortunatamente, che l'uomo non ha voluto o non ha potuto, ma potuto non lo so, perché poi se vuole spacca tutto e distrugge tutto, però forse ha ritenuto opportuno di non esagerare qua, perché infatti la natura ancora diciamo che predomina sul resto. E ti ricorda veramente come niente, come ci vuole niente. Adesso sembra banale la cosa del drone, ma ti ricorda come in un attimo una cosa costruita dall'uomo, via. Falchetti non riesco a farveli vedere, purtroppo. Non lo so, io provo a inquadrarli, ma fantastico, proprio sopra di noi. Va bene, ragazzi. Io vi auguro una buona giornata, dovunque stiate andando con cari, familiari, fidanzati, fidanzate, amici. Buon viaggio e buona giornata.
ragazzi, siamo arrivati a Carbost su Sky da Oyster Shed, che ci è stato consigliato dalla mia amica Chiara, bravissima educatrice cinofila. Ciao Chiara. Posto dove fanno ostriche, tutto pesce freschissimo. E qua le ragazze assaggeranno per la prima volta, ma dove se non qui? Quindi ci sta. Questa è la situazione, la giornata oggi è così. Ci siamo sistemati in un parcheggio davanti all'ostello della gioventù. C'è un parcheggio, si chiama Spark Fortnite, ma proprio un parcheggio bordo strada, ma piove, c'è ventissimo, non so stasera come faremo. Apro! Vediamo un po', stasera non so, col tetto, perché piove proprio di lato. Scozia anche questo, magica. È caduto. È caduto al palazzo. Nove di sera, giretto con i cani, tempo di M, vabbè. La cosa bellissima, ragazzi, ve la dico, una famiglia italiana ha commentato il nostro post e praticamente ci ha fatto vedere, non so se... siamo stati su una spiaggia e abbiamo scritto delle frasi su dei sassi e le abbiamo lasciate là, e ci hanno mandato oggi la foto di quel sasso, quindi sono andati nello stesso posto dove siamo andati noi, nello stesso spot, e hanno trovato i nostri sassi e ci hanno fatto la foto e ce l'hanno mandata. Bellissima questa cosa qua, molto molto bello. È bello perché alla fine ti unisci, vedi Facebook e poi Instagram, ti dici, la gente si insulta, si dice delle cose brutte, però in realtà poi quando le usi in questo modo, alla fine siamo stati vicini anche senza conoscerci, è stato bello. Vabbè, piccolezza, però in realtà grande cosa, grandissimi ragazzi, grandissimi. Bene. Io mi faccio sta passeggiatina e poi me ne torno dentro al calduccio. Buongiorno. Buonasera. Ieri sera ha piovuto tutta la sera, un ventone. Sì. Infatti abbiamo acceso il riscaldamento perché almeno i ragazzi su, diciamo, in mansarda sono... Io volevo dormire sotto. Rimasti un po' così, no? Sì, c'è stato un ammutinamento, volevano cambiare posto, invece loro è giusto che stiano sopra, sono giovani e stanno sopra, piano di sopra. Vabbè. Anche perché abbiamo portato la scala e... La mamma non ci Michela diceva che, siccome era una scusa, sì. Come è agile, ce la fa a salire. Va bene, abbiamo lasciato, fatto carico, scarico, acqua... Scarico VC, adesso siamo fermati in una piazzola lungo la strada a fare colazione, perché lì dove eravamo era brutto il tempo, c'era un sacco di midges e quindi ci siamo un po' allontanati. Vabbè. Colazione qui davanti, però, guardate che bello. Adesso andiamo verso Bradford, ponte, e salutiamo Sky. Bellissima, il tempo non è stato, è stato molto altalenante, sono stati veramente, cioè quando è stato le volte in cui ha piovuto di più e ha fatto più freddo, diciamo, da tutto il viaggio. Io devo dire una cosa, come si chiamano, comunque gestiscono tutta l'isola. Vabbè, alla municipalità, ecco. Di Sky. Allora,
Non vi dico gli skatepark più belli del mondo, però almeno Almeno due. uno, due, Due. ecco, Non c'è. dai. Zero c'è. Dai, ma manco uno, Zero. Ma non mi lo sembra so. possibile. Una Ma io rampetta, una half pipe piccolina, vi do una brutta insomma. recensione. Brutta recensione. Giusto. No, dai, ci sta, No, dai, è Dani. bello, però. Cioè. Dani fa tutto, però gli dovete mettere ogni tanto uno skatepark. Ogni tot chilometri dovete Se mettere uno no, skatepark. come faccio io? Va bene, ragazzi, noi adesso abbiamo finito colazione. Risaliamo su Ronzi e andiamo in direzione sud. Abbiamo ancora un po' di giorni. 9 mi sembra. E però dobbiamo il 13, oggi è il 4. Il 13 sera abbiamo il tunnel per tornare, diciamo, sulla terraferma, per tornare in Francia, a Calais. E poi andiamo. Ciao ragazzi! Allora ragazzi, siamo al castello di Eilean Donan, quello dove hanno girato Highlander, degli anni 90, famoso film degli anni 90, se non mi ricordo. E ovviamente c'è il delirio perché è super turistico. Vabbè, così è. Però bello. Allora, i cani dentro il castello, che giustamente magari non possono entrare. Abbiamo preso il ticket che sono 3 sterline per il giro esterno, quindi passando sul ponte e vedendo girando proprio intorno al castello da vicino. Bello comunque. Il delirio comunque, come tutte, vabbè, giustamente le attrazioni turistiche più battute. Dopo il castello di Highlander, proseguiamo la nostra discesa verso sud. Stiamo andando verso Fort Williams e ci siamo fermati in uno slargo che c'è a bordo strada. Qua ce ne sono parecchi, così faccio vedere. Qua su Park Fortnite sono anche segnati per la notte, che poi ci sta l'occorrenza. Attenzione, Dani in diretta. Anche la ruota. Qua è su Park Fortnite segnato come notte anche, come effettivamente se arrivi tardi ci sta anche. E qua, guardate che bello. Faccio vedere. Stiamo attraversando questa valle, Glen come la chiamano qui, spettacolare. Anche i bordo strada sono fantastici. Adesso ci mangiamo dei sandwich, dei paninazzi e poi proseguiamo. Abbiamo individuato dei punti per dormire, però vediamo un po' se forse adesso sono le 2, vediamo se andare ancora un po' avanti o no. Michela si prepara, guardala. Posso vederlo? Si è costruito Un mini surf. un mini surf. Ciao ragazzi, Certo. siamo una trentina di chilometri sopra Fort Williams e niente, qua i posti scarseggiano un po' e alla fine Un altro posto. ci siamo sistemati in un parcheggio
che dà su questo lock, molto molto bello tra l'altro, vi faccio vedere. Davvero bello. Questo è il lato video. Poi c'è l'altro lato, che è questo qua, cioè che è imballatissimo. È Noi abbiamo la imballatissimo. terrazza sul Ma noi lago. abbiamo la nostra terrazzina sul lago e quindi siamo contenti. Oggi così ci sono quelle giornate di tappa un po' così, abbiamo visto il castello, poi in realtà non abbiamo fatto granché, se non guidare un po' e basta. Adesso un'ape che mi piace cercare di scacciare. Adesso ceniamo, domani mattina scendiamo, siamo indecisi se andare verso una penisola di Knock, Glencoe. no. E poi scendere sotto il Ben Nevis, che è una montagna più alta del Regno Unito, e vedere se fare qualche passeggiata lì. C'è un Glenclaw lì sotto, un'altra zona, diciamo, Quindi devo di andare valli, nella. camminate molto bella. Ma Vediamo come un faccio a po', riuscire qui? e abbiamo ancora una Metti caso che settimana. funzionava. Ho fame e sono un po' così per il posto, però ci stai così, nel senso non è che va sempre Non di so lusso tutte le guidare. sere, comunque abbiamo il nostro lago di fronte, sì, sono abbastanza attaccati, però Ma noi ce l'abbiamo nel nostro in spazio. realtà devo dire che in questo viaggio mi sono molto lasciato andare io, Te perché la ero molto, cilavi di brutto, è l'altro non c'era verso. altro verso, che diciamo che ho fatto meno storie del solito ad aver gente vicino, ecco. E ho appena dato una testata anche contro il. Qua era aperto il. Poi sono arrivato proprio dritto così. Pam! A 200 all'ora. E niente. Andiamo a 100 all'ora, Vabbè, possiamo ragazzi, vi catturarla. auguro buona serata e Questo buco. noi andiamo a cenare. Ciao ciao! Ragazzi, qui la situazione si fa imbarazzante. Imbarazzante. Per essere gentili. Sì, neanche nei campeggi quelli proprio americani che avevamo visto, sei tutti attaccati. Cioè, ci sono, Michela ha contato,17. compresi noi, ovviamente ci sono 17 furgoni, cioè vedere. Tra camper e van. Ah, tutti, tutti, tutti qua. Tra l'altro abbiamo incontrato, adesso stavamo cucinando, e ci si accosta qui un van. E ci fanno così, e allora io scendo e praticamente sono due ragazzi, Di Torino. Alex di Torino, e la sua compagna mi ha detto il nome, ma io ho la memoria di un criceto e di un pesce rosso fusi insieme, e non me lo ricordo, poi domani glielo chiedo, che praticamente seguono i nostri video, il nostro canale YouTube, e hanno riconosciuto il furgone perché ovviamente Ronzi è molto riconoscibile, e si sono fermati a fare due chiacchiere con noi. È È stato stato bellissimo. bello, bello, aspetta che vi faccio vedere anche Michele. No, Siamo un siamo momento relax. in ombra, Michi, non si vede. Ci tengo a specificare Sì. che tutti i camper erano bianchi, quindi il nostro si vedeva leggermente. Leggermente, ma Leggermente, il sì. nostro Poi si vede sempre sarà che nero. c'è scritto Van Family on the road sulla Sarà fiancata? quello, sarà quello. Forse. E comunque ci ha fatto molto piacere perché alla fine abbiamo fatto quattro chiacchiere, ci raccontava che. Sì, ce lo puoi dire. Cosa? E papà, ero depresso? Sì. E incontrare quelli lì Così, l'ha tirato su di morale. sì, è Sì, vero, è era vero. depresso perché ha dovuto accettare di fermarsi Sì, in questo già. posto. Non che a me e ai ragazzi faccia No, piacere, no, però assolutamente. Michela è più elastica sotto questo aspetto rispetto a me, e quindi io ero proprio all'aria completamente, ma veramente all'aria, non mi volevo fermare, ma d'altronde non c'erano altre soluzioni in realtà, e quindi voleva dire guidare, andare a caso, poi trovare tutto pieno, bordi strada, qui almeno c'è un po' più di spazio, la vista effettivamente dal finestrino è bella, se non guardi tutto quello che c'è Ma sì, dietro. dai, i ragazzi sono andati un po' in Sì, spiaggia. hanno giocato sulla spiaggia, e insomma, e comunque ci ha fatto piacere di incontrare questi ragazzi qui, che ci seguono, e praticamente ci dicevano che si ritrovano nel nostro modo di viaggiare, anche loro comunque cercano posti dove non c'è troppa folla, poco turistici, insomma, ci ha fatto bello, bello, è stato bello, questa è una delle quelle cose belle del
di questo, non la notorietà, quello non è che me ne freghi particolarmente, ma il bello che grazie a questo abbiamo conosciuto queste due persone, e ci abbiamo fatto quattro chiacchiere, magari in altre circostanze non l'avremmo fatto, quindi ci fa molto piacere, soprattutto perché io sono un orso, si sa, per quello. Bruno. Bruno anche. Di secondo nome fa Bruno. Sì, esatto, dovrò chiamarmi Bruno, secondo me. Vabbè, ragazzi, che vi dobbiamo dire? Noi siamo qui Niente, stiamo attorniati. pensando cosa fare nei E prossimi tra giorni, perché tra l'altro. l'altro loro hanno confermato quello che insomma avevamo in mente, quello che insomma avevamo paura di trovare, quindi tanta. Adesso noi stiamo andando verso Fort Williams, quindi stiamo scendendo. Sulla costa ovest, diciamo, E la ci hanno parte ovest. confermato che è un Delirio. campanaio. Manco il lago di Como d'estate, ci diceva Fort William, c'è un delirio totale. E quindi a me già iniziano a venire, altro che Migi, si iniziano a venire tutti i tic nervosi come Nino Banfi, quando faceva No, così, no? anche perché allora una sera in questa Ecco, sì. situazione, come dire, ci sta, ce la facciamo andare bene e ok. Il pensiero di finire la vacanza tutte le sere No, così, no. anche no, piuttosto torno prima, cioè nel No, senso. magari cerchiamo un'alternativa, quindi rinunceremo a quelle attrazioni tipicamente turistiche, ma Ma sì, ma insomma, che poi abbiamo vabbè. visto delle cose E in fantastiche. base a questo stavamo pensando di ritagliare verso est, L'interno. diciamo, quindi verso centro-est, e di ripassare nella parte, diciamo, più a sinistra, più ovest del Cave Gorge National Park, che avevamo visitato all'andata passando, diciamo, per la Snow Road, che poi il parco è abbastanza grosso ed è molto molto bello. Potremmo fare un pezzettino, se ci ricongiungiamo da qua verso l'interno, potremmo fare un pezzettino ancora di Cairngorms a scendere, che secondo me c'è casino ovunque ormai perché è Ormai sì, ormai è agosto, cioè non è che agosto di là non lo troviamo. e siamo nel sud, il sud della Scozia è quello più visitato, perché Sì, chi ha una alla fine sì, settimana o sta poco in tempo fa zona Skye, la Edimburgo, parte. Skye, Esatto. insomma questa zona qua. Anche se poi effettivamente probabilmente la parte più Ma bella non c'è della sopra Scozia Inverness, non ce n'è, da è Inverness in sì. su non ce n'è, secondo me, il mio modesto parere, ovviamente personale. Te cosa ne Anche pensi? tu? Mi Anche tu. prendo in giro. Conferma, Va bene l'ingegnere ti ragazzi, conferma. 5 minuti e passa Michela, questo è stato un pezzo di audio proprio Troppo lungo. da asciugare proprio, da asciugare. Va bene ragazzi, devo dire che l'incontro con i ragazzi mi ha fatto svoltare la serata perché ero nervoso per il posto, che poi in realtà ragazzi veramente non ci possiamo proprio lamentare, però Ma no, dal come. finestrino comunque vediamo il Sì, lago, sì, vediamo sì. le Però montagne, cioè. l'essere umano e soprattutto l'orso Bruno Andrea insomma, in questi momenti qua va un po' in crisi e fortunatamente l'incontro con questi ragazzi qua mi ha risollevato il morale. E quindi Quindi sono. grazie. Grazie, grazie Grazie, avete ragazzi. risollevato la serata. Grazie. Grazie anche da sopra. Va bene, buona serata ragazzi. Io a Ciao. farmi giretto con i cani. Vado a portare fuori i cani non si può dire, non posso dire. Che devo mantenere comunque un canale che guardano grandi e piccini. E Quindi ciao. Essere family friendly. Family friendly, bravissimo. Dall'alto Dani Grazie arriva. dei cieli. Bella raga. Va bene, buona serata, ciao ragazzi!